Abbiamo ascoltato Claudio Baglioni. Piace Giulia Claudio Baglioni? Sì, devo dire sì. Oh, ok, insomma, abbiamo anche un po' accontentato la richiesta musicale della prima professionista della salute che abbiamo ospite, e allora andiamo a trovare la nostra sigletta e ve la presento subito. Ingredienti per la spesa di qualità, una gustosa gastronomia, una macelleria storica e una selezione ortofrutta a chilometro zero. Supermercato Acqua Calda Carrefour Market, reparti sempre rinnovati per offrire i sapori della nostra terra con un servizio su misura. Acqua Calda Carrefour Market, la tua spesa, la migliore. Acqua Calda Carrefour Market è aperto anche la domenica e nel Carrefour Express in strada di Pescaia troverai lo stesso servizio. Si effettuano consegne a domicilio. Globo presenta la speciale vendita promozionale d'inverno. Nei punti vendita Globo della Regione Toscana, promozioni, offerte speciali e incredibili sconti fino al 60% in tutti i reparti. Affrettati perché l'iniziativa termina il 29 gennaio. Speciale vendita promozionale con sconti fino al 60%. Solo da Globo, calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia. Globo è a Colle Valdelsa, località Belvedere, ex Mercatone 1. Salita, discesa, collina, città, montagna, mare, casa, ufficio, on the road, terra, asfalto, pioggerellina, ina, pioggerellona, una, grandine, dritto, curva, alberi, sterrato, deserto, vento, aurora. Prova l'ibrida che ti farà scoprire ogni panorama. Nuova Subaru XV Boxer, Extraordinary Adventure. Scoprila in showroom o prenota il tuo test drive su subaruxv.it. Vieni a provarlo da Autosalone Monte Carlo a Siena. È Radio Siena. La salute è il mio mestiere. In diretta su Radio Siena TV, gli specialisti delle professioni sanitarie. Ed eccola qua, la nostra specialista, la nostra Giulia Roghi. Buongiorno Giulia, ben trovata. Allora, Giulia Roghi, non è mica facile dire che cosa fa. Dice un mestiere semplice, mica tanto da dire. Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. Un nomone importante per parlare di cosa? In pratica, ecco, il tuo lavoro. Giulia, in cosa consiste? Allora, innanzitutto abbiamo anche una sigla per facilitare un po'. Oh, vedi bene, un acronimo. Esatto, siamo un po' una sigla nella sigla dell'ordine. E come dice il nome stesso, ci occupiamo di età evolutiva, quindi di tutte quelle situazioni in cui ci sono delle fragilità, dei rischi, delle difficoltà di sviluppo, delle condizioni che possono causare disabilità in età evolutiva. E quindi si va dai 0-18 anni come anni. Fascia d'età. Okay. Prevalentemente diciamo nella prima parte dello sviluppo, perché è quello in cui anche l'impatto del lavoro ha una ricaduta, certo, più evidente. Ed è poi anche in quell'età, insomma in età proprio nei primi anni, che ci si accorge che ci sono delle problematiche e si può intervenire magari meglio. Esatto. E qual è questo acronimo? TNPE. Beh, insomma, anche ricordarsi questo TNPE. Intanto lo segno, che almeno lo so, e se lo leggo so di cosa si tratta. Allora, ecco, in pratica le prerogative professionali della terapista della neuropsicomotricità sono la prevenzione e l'abilitazione. Intanto ti chiedo, ma un po' mi hai già risposto, quanto un intervento precoce incide sul percorso di vita. L'esperienza e gli studi ci portano sempre più l'evidenza del fatto che l'intervento precoce incide tantissimo sulla qualità della vita del bambino, certo, e poi della persona ovviamente che sarà, oltre che della famiglia. Prima è meglio è, insomma. Esatto, proprio perché, come dicevamo, si può andare a intervenire su quelle che magari sono delle fragilità, delle difficoltà, e non sulla riabilitazione di funzioni, di meccanismi evolutivi. Perché è più difficile aggiustare che prevenire. Esatto, e poi anche perché magari si possono instaurare degli effetti secondari, quindi quella fragilità porta con sé poi delle ricadute secondarie. Invece si interviene subito e si sostiene uno sviluppo il più possibile armonico. L'obiettivo è l'autonomia del bambino, della, certo, persona. Sai, io mi immedesimo in tanti genitori, magari un po' il pensiero comune di tanti è di dire, ma aspettiamo, vediamo, perché magari poi migliora da solo. Qual è la tua esperienza? È giusto questo ragionamento? Allora, diciamo che sicuramente è innanzitutto un atteggiamento che sta un po' diminuendo, proprio perché facendo anche sensibilizzazione
ci si rende conto, si cerca di far passare anche il messaggio che un professionista specializzato non vuol dire medicalizzare una situazione, ma può voler dire anzi fare un piccolo lavoro prima che poi permetta di sbloccare magari un processo, oppure di intervenire tempestivamente su dove ce n'è bisogno. Anche perché se non ce n'è bisogno, meglio avere molta più diciamo paura, perché nel senso che se non ci sono poi patologie, la visita finisce lì, è tutto a posto, nessun problema, quindi nel più ci sta il meno, no? Esatto, poi diciamo che comunque l'intervento di solito è sempre su indicazione di un clinico, quindi un neuropsichiatra, pediatra, che già può sostenere la famiglia nel decidere di intraprendere o meno questo tipo di percorso. Questo percorso. Senti, che tipo, sono anche curiosa perché è una figura che non, diciamo, come dicevamo all'inizio, non è così conosciuta ancora, quindi ti chiedo che richiesta occupazionale c'è per la tua figura professionale? Allora, diciamo che proprio per il motivo che dicevamo adesso, quindi una maggiore sensibilità della popolazione ma anche delle altre figure professionali di ambito sanitario, inizia a crescere la richiesta di intervento da parte del TNPE in vari ambiti, quindi prevenzione, primaria, secondaria, valutazione e abilitazione, perché proprio perché, come dicevamo, a volte si va a sostenere un processo, quindi sicuramente la richiesta è in aumento grazie anche all'intervento di sensibilizzazione che si sta facendo sia come figure professionali sia, nell'esempio, l'incontro di oggi, proprio come ordine. Come ordine. E proprio qua ti volevo far arrivare, perché come sempre concludiamo anche con due parole relative all'ordine, visto che insomma è sicuramente importante per voi farne parte, e ti chiedo perché questa professione, quindi alla fine anche l'ordine stesso, gode di minore notorietà rispetto ad altre figure che sono comunque presenti in ambito sanitario. Allora, nel nostro specifico probabilmente perché ci occupiamo di una fascia d'età ben definita, che tra l'altro non corrisponde con l'utente a cui magari ci facciamo conoscere, quindi noi dobbiamo informare il genitore per comunque mettere, è una formazione globale perché ci occupiamo dello sviluppo del bambino nella sua globalità, però molto specifica. Noi ci formiamo per tutti e tre gli anni della formazione universitaria solo sull'età evolutiva, è molto settoriale, cioè molto specifica. Esatto. Diciamo. E in generale quello che diceva anche il presidente Massimo Ferrani nella prima puntata, l'intento di questi incontri è proprio far conoscere alla popolazione quelle che sono le figure, per dare il giusto riconoscimento, ma anche per mettere a conoscenza quelle che sono le possibilità che hanno per sostenere, a sostegno della salute e della qualità di vita. Esatto. Tu lavori, tra l'altro, mi dicevi, in ambito privato, ma anche in ambito privato sappiamo che è possibile anche incappare in finti professionisti, quindi è importante ricordare sempre di controllare che appunto il professionista a cui affidiamo, in questo caso più che mai, la salute dei nostri bambini, sia un professionista riconosciuto, che ha fatto insomma degli studi adeguati e che non si è improvvisato, Giulia, alla fine. No? Assolutamente. Quanto si studia per diventare per la tua figura, insomma, quanti sono gli anni? Allora, come tutte le professioni sanitarie, ci sono i 3 anni di laurea, quindi di percorso universitario, poi ci sono... A cui si aggiunge la formazione continua in medicina, che è obbligatoria, quindi quello per tutti. E quella non finisce mai. Non finisce mai, dà però anche l'opportunità a ogni professionista di formarsi magari specificatamente in ambiti di interesse o in cui senti di avere magari delle lacune. Bene. E poi ci sono anche le scuole, corsi specialistici sempre universitari, oppure i master, a cui è possibile accedere. Benissimo, e questo è magari anche un input che noi stiamo dando per, chissà, le nuove generazioni che potrebbero intraprendere il tuo mestiere, la tua professione, e diventare appunto un giorno come te. Grazie a Giulia Roghi per essere stata con noi. Noi ci fermiamo per un piccolissimo break per gli acquisti e torniamo con l'altra professionista. Vi presenteremo tra poco Deborah Castellani. Ciao Giulia. Ciao, grazie a voi. Ok. Guaio, si legge guaio, ci ha anche detto come si legge da Supreme. Allora siamo all'interno, si toglila finalmente, che liberazione, senti il sospiro sollievo. Bene, senza mascherina. Sì, perché in questo momento la nostra Deborah Castellani è da sola nello studio, quindi non c'è nessun problema a togliere la mascherina, che ormai è diventata un accessorio imprescindibile. Allora, come avete capito, siamo già al secondo ospite per La salute è il mio mestiere. La salute è il mio mestiere. In diretta su Radio Siena TV, gli specialisti delle professioni sanitarie. Ma Deborah, buongiorno, ben trovata. Come stai?
Buongiorno, bene, grazie. Allora, grazie dell'invito. Ma è un piacere, perché guarda, ne parlavamo anche con Giulia, sono figure che ben poco conosciamo, anche la tua è una figura meno conosciuta di altre, ma preziosissima, fondamentale, perché poi abbiamo imparato in questi mesi che nessuno è meno importante di un altro, sono tutte assolutamente figure fondamentali nella sanità. Tu sei tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. Intanto traduciamo, ci stai? Sì, certo. In lingua... capisco la difficoltà perché è un nome lunghissimo. È un nome lungo lungo. Pensa, guarda, addirittura mancherebbe una parolina che è respirazione. Oh, ci hai voluto bene, hai detto perché. Se li metto quindi... a Sofia anche respirazione non se ne esce. Preciso. Quindi... Comunque okay. In gergo siamo più conosciuti come i perfusionisti, questo è un nome gergale che diciamo così nell'ambito lavorativo almeno venite identificati come subito. Identificazione, sì. In pratica di cosa ti occupi? Il tuo lavoro in cosa consiste? Dunque, senti, il mio lavoro, lo dice un po' la parola, è tutta la parte, l'assistenza, diciamo così, utilizzando macchine salvavita e non soltanto, e quindi anche quelle della diagnostica per quanto riguarda il sistema cardiocircolatorio e respiratorio. Ecco perché ti dicevo prima anche la parola respirazione. Sì, di fatto noi utilizziamo tutte quelle macchine che servono per sostenere in vita il paziente nelle diverse situazioni di necessità. Che può essere sì un arresto cardiocircolatorio, che forse è anche, certo, ahimè, la più comune causa di decesso in Italia. Sì, assolutamente, ahimè. Sì. Ma non solo. Non soltanto. Allora, dunque, la parte più semplice è quella della sala operatoria, diciamo così, dove attraverso la circolazione extracorporea coadiuviamo tutta la situazione, tutta l'equipe cardiochirurgica per l'intervento a cuore aperto. Ok, e quindi voi siete lì a garantire che tutto, sì, funzioni nel migliore dei modi. Poi, se usciamo dalla sala operatoria, noi ci occupiamo dell'arresto cardiaco sul territorio, quindi andare ad impiantare quelle attrezzature che servono per lo shock cardiogeno nell'arresto cardiaco, quello, okay, che tu citavi poco fa, e tutto questo nell'espressione massima dell'alta complessità della rete hub and spoke. Si intende così, cioè dove ovviamente si va a intervenire sul territorio per prendere i pazienti bisognosi e centralizzarli negli ospedali di alta specializzazione, dove quindi si può provvedere sia alla parte interventistica ma anche alla rianimazione. Ok, quindi intanto vi occupate appunto di trovare anche il posto più idoneo per ogni paziente per le problematiche che ha. In realtà il percorso è già tracciato, già tracciato, perché, okay, è una rete proprio, certo, che è quella appunto dello shock cardiogeno, e noi siamo gli elementi, diciamo così, per la competenza specifica della circolazione extracorporea o anche quella più conosciuta come ECMO, che ECMO è appunto ECMO, che sta appunto a significare circolazione extracorporea, supporto cardiaco e respiratorio. Ok, che è importantissimo perché sì, ahimè, poi è vera, non lo so, te la chiedo perché tu sicuramente, Deborah, ne sai più di me, è una delle prime cause di morte, di decesso, sì, qua da noi, ma nei paesi diciamo industrializzati, mettiamola così. Assolutamente, vero? Sì, assolutamente. E sì, quindi la tua figura è preziosissima. Allora, mi hai un po' già risposto, perché appunto parlavamo del fatto che ti occupi sia appunto della sala operatoria che del dopo, cioè una volta finito l'intervento sei sempre tu a scendere in campo. Anche sì, soprattutto nella componente, diciamo così, che è l'altro elemento di sviluppo della professione, che è quello della diagnostica cardiocircolatoria. Ah, ok, quindi se c'è da fare una, certo, diagnosi, non tanto sulla diagnosi, per noi la parte strumentale, la diagnosi, okay, è di componente prettamente medica, medica, ovviamente. Noi facciamo il trade union, cioè eseguiamo l'esame ecocardiografico, l'ECG o un qualsiasi altro, diciamo così, strumento diagnostico cardiocircolatorio e anche respiratorio, perché se si pensa a quella che è l'attività sul territorio, invece è tutto quello che riguarda la diagnosi e la refertazione e la pre-refertazione di questi dispositivi. Cioè, ci viene in mente anche il controllo remoto nella telemedicina, quindi diciamo così, gli esami fatti a casa e poi ovviamente trasferiti al medico che farà il referto e diagnosi, e poi quindi si valuterà la necessità di trasferire il paziente a casa oppure tutti questi esami
ci sei di mezzo tu? In questi esami che sono della diagnostica cardiocircolatoria, sì, e anche quella della funzionalità respiratoria. Ti faccio una domanda da un milione di dollari, che non era magari prevista, quindi infamami pure. Come siamo messi a livello tecnologico secondo te? Perché tu lavori tra l'altro nella sanità pubblica, quindi posso, è una domanda che posso farti. Certo. Parlando di sanità pubblica, come siamo rispetto ad altri paesi? Beh, intanto io ho la fortuna di lavorare nell'azienda ospedaliera universitaria senese, che da questo punto di vista si dimostra molto sensibile. Assolutamente sì, perché abbiamo a disposizione veramente alta tecnologia all'avanguardia, sistemi sicuri e molto avanzati per quanto riguarda appunto l'attività che io svolgo, quindi quello quindi che questo vi aiuta certo avere una una tecnologia a supporto, certo, assolutamente un aiuto importante. Sì, ovvio che questo ci obbliga a imparare sempre, sì, perché a poi studiare continuamente, e quindi quello che è il percorso di studi che è universitario, come per tutte le professioni, serve come base, perché in poi realtà è la base, il trampolino di lancio, perché poi in realtà dobbiamo continuamente studiare, aggiornarci, e la velocità con cui la tecnologia avanza e si propone mi costringe è veramente a delle corse. Elevatissima, assolutamente. Questo allora hai detto bene, è un bellissimo dato, perché davvero noi alle Scotte, ora, con tutto il rispetto per gli altri ospedali, insomma, non è un caso che tantissimi lo scelgano. Però ecco, io ti sono nel cuore, perché anche il mio lavoro, che è completamente diverso, ogni tanto cambia qualcosa a livello tecnologico, ma immagino la velocità con la quale cambino le vostre strumentazioni. Quindi e poi sempre stiamo parlando pronti. Di macchine salvavita. Quindi le devi saper usare perfettamente, non puoi, non c'è possibilità d'errore. E il tempo è la costante, la variabile, non la costante, è più determinante. Perché per noi intervenire significa intervenire in urgenza la maggior parte delle volte, quindi questo è importante. La tempistica è nel tuo lavoro, immagino. Senti, allora mi sorge anche per te questa domanda che ho fatto anche alla nostra Giulia: che tipo di richiesta occupazionale c'è per la tua figura professionale? In realtà molta, perché cioè molta nel senso molta in divenire. Ce n'è bisogno? Ce ne sarebbe molto bisogno. Poi tant'è che la Regione Toscana sta lavorando sulle piante organiche, l'implementazione delle piante organiche, perché ormai si è visto come nelle strutture di alta specializzazione dobbiamo essere presenti H24 per garantire appunto tempestività e sicurezza per le cure dei nostri cittadini. Ovviamente anche su quello che è lo sviluppo della figura professionale sul territorio, con le caratteristiche che abbiamo appena tracciato, ovviamente in maniera molto sintetica, è chiaro che il bisogno sarebbe molto alto. È ovviamente tutto un aspetto ancora da implementare e sul quale con l'ordine stiamo lavorando, proprio per garantire sicurezza, qualità e cure, perché ovviamente queste sono competenze altamente specifiche, sono alte competenze e sono peculiari della professione. Perché immagino anche lo studio, insomma, la formazione è bella lunga nel tuo caso. Assolutamente sì. Cioè non è una cosa che uno in un anno impara. No, assolutamente. Allora concludiamo con te, anche con te Deborah, con un approfondimento mirato proprio sull'ordine, perché ne hai parlato anche tu. Che cosa può fare per aumentare anche magari il fatto, la notorietà, insomma il fatto di conoscerla, la tua figura professionale e di altre meno note al pubblico? Beh, intanto, come vedi, questa nostra presenza la nostra chiacchierata aiuta. Aiuta, e vi ringraziamo tantissimo della disponibilità, perché per noi siete un mezzo fondamentale, proprio perché usciamo dal nostro settore di lavoro e ci mettiamo a confronto con i cittadini che spesso non nemmeno ci vedono. Noi lavoriamo, ma è un dietro le quinte. È un dietro le quinte prezioso, infatti, sì, e quindi senz'altro. Questa è una delle iniziative che abbiamo messo in campo con l'ordine, proprio perché sia divulgazione e sia il massimo della conoscenza per tutti i nostri cittadini, che devono essere sempre più consapevoli delle figure che incontrano nel loro percorso di cura, perché oggi sappiamo che è tutto normato e la qualità passa attraverso il rigore e la competenza. E questo forse ci fa stare anche più tranquilli quando ci rivolgiamo alle strutture, sia pubbliche che private, sapere che ci sono dei professionisti che hanno davvero studiato anni e anni, hanno provato tutte le tecniche possibili. Insomma, è la nostra salute nelle mani dei professionisti, è tutta un'altra cosa, sicuramente vero. Deborah, io ti devo salutare, anche se lo so, poi chiacchierare, lo vedi, è poi vero, ci prende bene, è piacevole.
piacevole e di cose da dire ce ne sarebbero tante. Tu hai ringraziato noi, io voglio fare lo stesso in girando il ringraziamento a tutti i professionisti che ogni martedì vengono a trovarci, perché anche per noi è importante conoscervi, mettere un volto dietro a quella professionalità che altrimenti sa un po', insomma, è un po' astratta, e invece dare un volto anche sorridente, anche piacevole, è bello, questo per noi è importante. Bene. Grazie a te Deborah, grazie ovviamente a Giulia Roghi che avevamo intervistato poc'anzi, e noi ci fermiamo qua per La salute è il mio mestiere e torniamo tra poco con Sulla maschera. La salute è il mio mestiere, in diretta su Radio Siena TV, gli specialisti delle professioni sanitarie.